L'imputato Enzo Laface venga avanti. Buongiorno, vostro onore. Giuri di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Lo giuro. Perché ha giurato senza alzare la mano destra? Che sogno fissa. Che il tempo che corrono e santa mano destra non c'ho la niente ma mi attaccano. Se c'è qualcuno che possa farla arrestare sono io. E questa volta lo farò volentieri, se non fornirà prove più che sufficienti della sua incolpevolezza. È la terza volta che viene denunziato per lo stesso reato. Adesso basta. Se non la smette di molestare le signore e le signorine, la spedisco al confine. Ma io non molesto a nudo, eccellenza. Pensando che avete un passaggio, quando una firma è buona e non ci stai, mi piace, mi faccio l'assaggio. Però questa volta la signora non ci stava, tant'è vero che gridava. Lo dice anche il marito nella sua denunzia che li ha colti in flagrante. O marito della signora è un bugiardo, non eravamo in flagranti, eravamo ancora in mutanti. In flagrante vuol dire che li ha sorpresi sul fatto. Apposta fui denunziato, non perché la signora non ci stava. Come vitto marito, mi ci dimostra che è una santa, spalancava una bocca tanta e comincia a gridare che la voglio violentare. O pur per tu non buccavo e mi denunziavo. Ma ora, signor Presidente, vi conto fatto un principio, se no come solo tu non capisci niente. State a sentire, signor Presidente, che ciò che dico è tutta verità. Ecco perché ogni mese puntualmente come imputato mi verrete qua. Oggi i tempi sono cambiati assai, i film sono troppo provocanti, per conquistare un uomo sono capaci, ma vanno in giro solo chi mutanti. Tutta corretta signora, vostro onore da aggredire, a mocciori il marito, di faceva anche niri, quando poi venni scoperta, mi si libera i guai, mi denunzia polizia, chi fia io che violentai. Vostro onore, a storia cominciau e primi luglio, io facevo bagnino in un stabilimento balneare, quando una mattina vitti scendere sta signora di scali. Aiva un parigambe, signore della corte, che faceva rustigliare pure i morti. E due respingenti così ben fatti, che due giorni che ci vetti, cominciamo a piaciolati. Se invece nau e mi domandavo, scusi, lei il bagnino? Sì, desidera qualcosa? Sono la moglie del signor Bembè. Mio marito ha prenotato una cabina, saprebbe dirmi che numero è. Una signora buona come lei merita i massimi rispetti e le abbiamo dato la numero 27. Ma ringraziavo e si allontanavo. Dopo 5 minuti avete uscire la cabina con un becchino tanto trasparenti che si arriva tutto contenente. Gli aveva 20 anni che faccio bagnino e costume indeviti tutti i maneri, ma che due fu becchini che mi chiamavano pure i pantaloncini. E mentre lavorava con la fantasia si avvicinava un mia e mi dissi: senta, siccome non so notare avrei bisogno di qualche lezione per imparare, può darmela lei? Ma poteva rifiutare, vostro onore? E ne mise all'opera. Ci rissimo semento salvagenti e si rifiutavo tutta sorridenti. Quando mi distendo nell'acqua, mi tenga con le mani di sotto. Appena ci mise la prima mano di sotto, cominciavamo a secatuglia tutta. E io, signor Presidente, non capisce più niente. Chiù la toccava e chiù la pressione mi aumentava. Poi, quando ci mise la seconda, proprio a un solo, non piglia mai, mi pigliava uno svenimento e mi manda calai. Meno male che la signora comincia a gridare e mi porto non salvare. Sono io, che avevo 20 anni che sogno bagnino diplomato, ma io vanno negato. È tempo d'oggi fare lo bagnino, è troppo duro, signor Presidente. Vedete, maritati e signorini, culi becchini tutti trasparenti, cascusa, mancimento, l'ombrelloni. Mi chiamano a muccione il marito, ma fanno poi trasire in ta cabina, e quando ne esce fora su svenito. Si succedono sti cosi, o signori della corte, perché ava assai mariti che su tante becca morti, su convinti che mugieri vanno a spiaggia per saluti, quando poi finisce a stati, dava assai che su cornuti.
Dopo che mi sarbaro in un sicuro annegamento, vinno meu, cominciai a ragionare, mi vitti in tra cabina la signora che mi faceva respirazione artificiale. E in to stesso tempo, signor Presidente, mi facevo un sacco di complimenti. Che bel fusto che sei, sei un bel ragazzo, e mi lisciavo a braccio. Con un lisciamento e dubbio che non trasparenti, gli chiedo che succede io, non mi ricordo niente. Saccio solo, murisse mio cognato, che quando ne c'era la barracchetta, camminava tutto sciambato. Chiedo io una signora, ci piace la sonata. Così ogni mattina mi pigliava la mano e mi portava in tra cabina. E che cosa facevano chiusi dentro la cabina? Niente, io cavo dottore all'ammalata. Ah, scusate, signor Presidente, ho facito un scecco un tolo un solo, ora guardo film e non capisce niente. Secondo voi che io a fare con un pezzo di film neghisti con un costume trasparente come un velo? Ma me le giù Vangelo? Allora, secondo la sua deposizione, non c'è stata violenza? Ma quale violenza? Come ci faceva la prima lisciatina, si ingattava come una iardina. Non è vero, l'imputato mente. Io sono una donna onesta e non ho da nascondere niente. E infatti, se vede che non nasconde niente, cammina con tutto così fuori. La signora è troppo libertina, vostro onore. E voi che non siete un fesso, vi andate a col gisto che vi mostrai i cosci durante tutto il processo. Forse vi voleva corrompere. Le belle gambe di una signora, lo sappia, non riescono ad influenzare il mio giudizio. Io sono un magistrato onesto e applico la legge severamente. E forse siete l'unico che non ci interessano, perché lavo cose belli, bianche e lisci, che quando si facevo a bagno si raccoglievano un sacco di pici. Murisse l'amico mio, che quando mi stava annegando, mamma Sarba si stava a fondo e bitte una frotta di cefoli che ci giravano tondo. Va bene, continui. Eufonia, ora che sapete tutto fatto, decidete, o libero o domicilio coatto. Per consiglio mio è meglio mi assolvete, se no la gente che assiste a sto processo può pensare che i film ne sentiti. Signora, mi dispiace per lei e per suo marito, ma dopo la dichiarazione dell'imputato non me la sento di condannarlo. Perciò assolvo il signor Enzo Laface e se qualcuno ha un bel paio di corna se le goda in santa pace. Tanto sono contro il malocchio. La seduta è sciolta. Arrivederci alla prossima volta.